queste vacanze di Pasqua ho deciso che non voglio sprecare neanche un giorno. Perché poi quando tornerò a scuola sarà una corsa verso gli esami di maturità. E quindi voglio approfittarne per uscire con tutti quegli amici con cui non riesco a uscire a causa degli impegni quotidiani che ho durante il periodo scolastico. Oggi infatti sono stata a pranzo con il mio migliore amico, abbiamo fatto una sorta di picnic al parco. Poi sono andata dal dentista e ho fatto un po' di guida con papà perché tra pochi giorni, a brevissimo, ho l'esame della patente, pratico. E poi sono stata un po' con il mio ragazzo e stasera vado a cena con delle mie amiche a cui tengo davvero tanto, ma che a causa della distanza non riusciamo mai a vederci e organizzarci. Sono quelle persone con cui ci stai insieme 24 ore su 24, 2 mesi durante l'estate e che poi ti porti dentro il cuore per tutto l'inverno, per tutto l'anno e fai il contrario rovescio per rivederle. Stasera l'armadio di mamma ci propone questi 2 vestiti. Mi ispira più quello rosso, quello se no mi sta largo. No, questo sta bene. Poi è mini. Questo è caldo col collo alto. No, io sono freddolosa. Penso quello. No. Ora proviamo. Questo. Ora mi provo i vestiti e mi aiutate a scegliere, ma prima volevo finirvi di raccontare perché con queste ragazze dovete sapere che noi abitiamo tutti a Roma, soltanto che una abita a Roma Nord, una a Roma Sud, una a Ostia, una a Ciampino, quindi è un po' difficile. Perché Roma è tanto bella quanto grande. Ma stasera finalmente ci siamo messi d'accordo e ci vediamo in un localetto a Roma Nord che fa cena e dopo cena. Sono le 8:30 e io sto ancora a casa, l'appuntamento alle 9. Ma loro sono più ritardatari di me e ho detto tutto, quindi vado tranquilla. Questo è il primo, va immaginato con i tacchi, però boh, a me va impazzire, è troppo easy. Proviamo l'altro. E la seconda opzione è questa, sempre con un qualche tacchetto, che forse mi piace di più. Non lo so, però ci devo cambiare regia, no? Aiuto dall'allergia. È andata, alla fine ho scelto questo, anche i capelli erano un po' sporchi, ma li ho abboccolati e si sono ripresi. Le scarpe non mi si fanno impazzire, ma non mi andava di mettermi i tacchi, quindi va bene.